messing with my head. Bella lì ragazzuoli, qui è Luke Van Allen e quest'oggi come vedete sono qua con un nuovo PG. Ebbene sì, sforno PG. Oh my god, ragazzuoli. E vince anche questo duello. Best player in the world, non lo guardo nemmeno. E batte un livello 38. Io sono livello 20, questo è livello 38. È pure un patino. E gli ho rotto il culo, ragazzi. Scusate, sono pro. Del resto questa è la migliore presentazione che posso fare. Questo non è che sta facendo apposta, anzi. Questo qui mi ha sfidato parecchie volte, però l'ho inculato la maggior parte delle volte. Demon, Demon, come ti chiami? Mi dispiace ma hai perso. Salutiamo Baltazar, uno dei miei vice capigilda. Quindi dei bella nonni, una gilda appunto che va a contrastare i bella zii. Ancora? E dannazione, basta però. Che palle ragazzo, sul serio. Ho capito che ti vuoi far aprire, ma... Be patient, please. Faccio l'ultimo e dopo me ne vado, perché sennò dopo vi stancate a guardare sempre questo. Madonna, fa male, ragazzo, te lo devo dire, fa male. Oh, cosa fai la ferma? Oddio, l'ho missato, non ci credo. Merda. Questo qua lagga e l'ho misso. Niente di carino. Merda. Oh cazzo. Sì, cos'è? Guardate che gioco buggato. Mi attacca attraverso i muri, le fottute pareti. Cazzo. Gliel'ho lanciata. Sì, l'ho preso. Buono. Devo recuperare vita. Attenzione. Attenzione. Questo qua è tosto adesso. Fa il tosto, eh. Fa il tosto. Si impegna adesso, eh. Cosa vuoi fare, eh? Adesso sei in gabbia. Lo sai, vero? Lo sai che sei in gabbia? Eh? Eh? Lo sai che sei in gabbia? Boom! Muori! Toh! Sì! Hai perso ancora! Sì! Ok, basta. Mi sembra di fare un po' troppo lososo. Lososo. Ebbene sì, ragazzuoli, questo è il potere di Luke Van Allen. Con il guerriero io vado da Dio. Ve l'ho sempre detto, ragazzi, io col guerriero del resto me la cavicchio bene. Che cavolo vuoi? Barone. Che vuoi? Ma vaffanculo. Barone, barone è il mio titolo, non barone che io sono un baro che... Mamma, stai rotto le balle. Posso nascondermi? Sì, posso nascondermi. Se no, ovvio che mi apri le natiche se non mi nascondo. No, ultima, basta. Stai rotto il cazzo. Ma hai rotto il cazzo, basta. Devo metterlo su ignora sto qua. Allora, orecchino. Interessante, ma no. Allora, ragazzuoli, come vedete, siamo su Fostori, ovviamente, l'ho già detto, forse, non lo so, ma si è capito, di sicuro. Sto qui con un nuovo set Doc 10 per assaltare la gente, guardate che roba, cioè, regala, ma il martello dell'orco, cioè, ma ditemi voi, la balestra stra mega bonusata, i gioielli Powa per il Doc 10, cioè, tanta roba, tanta roba. Quindi, mi hanno scritto anche su Steam, mi sa, ma... mi stanno scrivendo su Steam. Tu basta. Allora, aspettate un attimo che controllo. Metto un attimo in pausa il gioco. Basta! Hai rotto, Demon! Che palle! Madonna, via da qui. Andiamocene al dock, che così non mi scartavetra più i maroni. Madonna. Ok, andiamo a vedere se c'è qualche bimbetto da asfaltare. Proprio asfaltare, sapete cosa vuol dire asfaltare? Ecco, dai, vediamo. Anche se tecnicamente Riccardo non la finisce, perché stiamo facendo io e Don Rick. Sapete, l'altro tempo fa avevamo fatto un video, vi ricordate? Spero, Don Rick, sì, Lucertolone, Blizzard degli occhi blu. Bla bla, che troiata di video, sì, anche là avevamo fatto un commentary. Insomma, siamo andati fino a Gebra, no. Blonea, ecco, mi confondo pure adesso. Faccio gli stessi errori di un tempo. E insomma, eravamo andati fino a Blonea per fare il culo a quel bimbetto, ma... Insomma, quel bimbetto, quell'ucertolone gigante. E all'epoca era un bel casino. Adesso invece lo si può saltare tranquillamente.
Come vedete sono a livello 20, ho dovuto dare via tutto il set, ma mi sono procurato un bel po' di robe e sto già facendo i miei scambi, scambiuzzi, scambioni, e adesso sto cercando pure di appioppiarmi un buon set, qualcosa. Vedrò cosa riesco a fare. Sciotto questi qua, li sciotto, bella. Tu muori. Ok, voglio vedere se c'è qualche valo, ma non credo. Non credo che vengano expare. Andiamo a vedere subito. Troviamo qualcuno, lo inculiamo mentre expa. Sì, è una brutta cosa. Di solito vanno al Pacifico a expare. Non sono così masochisti da venire su questo dock. Almeno un tempo lo erano, perché non c'era questa possibilità di fare dock Pacifico, dock. Insomma, tanta roba adesso questa cosa, eh. Veramente utilissima. E voi avete rotto le balle. No, per dire. No, 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 per dire, eh. Avete scassato la minchia. Basta, morite, madonna che palle. Sti mob. Ok. Come vedete, li abbiamo asfaltati, gente. Li abbiamo asfaltati. Se sentite un casino della madonna, perché sto raccogliendo la roba. Ok. Raccolto, sì. Boh, ok, a posto. A posto. Adesso faremo un attacco dall'alto. Cioè, attaccheremo da questa rupe. Il villaggio, sì, farò una missione stealth, no? Non proprio. Quasi. Allora, come vedete qua non c'è una minchia di nessuno, ovviamente. Chi cazzo vorrebbe expare qua? Cioè, scusate, un tempo sì, c'era gente e me li inculavo per benino, perché non è la prima volta che faccio un PG Doc 10. Voi dovete morire. Ok. Dammi tutto quello che c'hai. Polvere di stelle. Pan di stelle. Allora, dobbiamo scendere. È pericoloso. Mi ricordo che perdevo un fottio di vita scendendo da questi cosi. E. Oddio, beh. Sì, ho perso parecchia vita. Aspettate, mi pozzo con quelle là perché così recupero in fretta. E va bene, insomma. Va bene. Allora, vediamo qua. Ci sta qualche bimbetto da asfaltare, no? Ma non ci sta nessuno al docke. Al docke, non ci sta nessuno al docke. Madonne, non mi hanno visto. Allora, io aspetto qua. Arriva uno, gli tiro una bella inculata. No, cioè, proprio servizio prêt-à-porter. Allora, come vedete, sto andando in un altro dock, il dock 10, invece di quell'altro dock come l'ultima volta. Dock 40. Perché? Perché voglio vedere se c'è qualcuno da inculare. Tutto qua. Mostrarvi qualcosa, insomma. Che non sia Luke Van Allen affarista, perché sennò ci farei video ogni video sarebbe Luke Van Allen affarista, perché io non vado mai di solito nei dock, raga. Io mi sono fatto sto set, ma più che altro per rivenderlo. Cioè, alla fine le mie intenzioni non sono quelle di expare, fare il culo, vedete. Difatti non ho fatto molto onore, non ho fatto molti crediti, perché? Perché non me ne frega un cazzo, sinceramente. L'unica cosa che mi interessa molto è quella di asfaltarla. Ah, giusto, non posso usare il portale. Che fail. Io là che cliccavo ho detto, ma perché cazzo non mi fa usare questo portale? Allora, andiamo via. Balestra del lamento. Più 22, ammazza. Raga, che roba, oh. Che roba. E togliti sto coso in mezzo ai coglioni. Allora, vediamo qua se c'è qualcuno. Se no... Mi tocca uscire perché tanto. Tanto qui non ci sta nessuno. Avete visto come ha saltato il demon là prima? Ecco. Se mi fate ingazzare, vi ammazzo pure a voi. Va bene? Per farvi capire che io col war ci so fare, eh. Cioè, mica. Mica boiate. Mica. Mica. Siamo mica qui a snocciolare i canetelli. What the fuck? Ok, basta. Sto dando fuori di testa. Crepate tutti voi. Madonne, siamo un po' a expare più che altro. Allora, prendiamo tutta la roba che mi dà. Allora, qua. Ok. Tanto dopo l'esperienza la dono alla gilda, no? Che è la cosa migliore che si possa fare. Ta-ta, accettare. Fammi accettare. Sì, ho detto che voglio donare. Che palle, che so sti tizi. Vediamo se c'è qualcuno magari lì per lì in mezzo. Allora.
ragioniamo ancora. Se no, va bene, tanto. Mi accorgo se sto per livellare, perché se arrivo a livello 21, raga, non posso più stare in questo dock. Non posso fare più il culetto ai bimbi minchia dei bella zii. No, non sono bimbi minchia, sono bravissimi ragazzi. Sono bravissimi ragazzi, educati, molto intelligenti, soprattutto onesti, perché loro non fanno mai 3.000 persone contro uno. Loro vanno sempre per l'uno contro uno. Sono bravissimi. Quindi non parlate male di loro, perché se parlate male di loro siete stronzi, capito? Ecco. Ecco, mi sembra giusto, mi sembra giusto. Allora, vendono del trasporto. Glielo scrivo perché è una mia cliente. No, è uscita. Bene. Allora, perfetto. Come vedete, mi tengo anche in contatto per affari. Mi segnerò a fare affari con Luke Van Allen. Ecco, questa è un'altra idea che si potrebbe fare. Affari con Luke Van Allen. Allora, andiamo su. Marcutte, Marcutte, salve. Che poi se vi mostro tutti gli ori che avevo su questo gioco, prendete paura. Ma minga, panico, paura. Archer Darion. Vogliamo sfidarlo? Vogliamo essere così ososi da sfidarlo? Proviamo. Tanto mi asfalta, è troppo alto di livello. Però poca vita, è perso un 54. Ha rifiutato, bella zio, Faramir. Olle, salutiamo Faramir su YouTube, che sarebbe. Sarebbe quello che mi ha dato sta balestra qua. 41-10-11. Bellissima balla, raga. Proprio bella, bella, bella. Ottimi bonus. Per sto set qua vado a Dio perché è una bestia, è una bestia. Allora, qua c'è Loco Roco che ci aveva la mia verga e adesso ha una falce di ricci, a quanto pare. Gli avevo venduto la mia verga, gliel'ho pioppata. Toh, beccati st'uccello. E... Allora, qua, cosa si può fare in questo momento? Dato che tutti stanno andando ad attaccare, non si può fare una mazza, raga, perché in questa fascia oraria non ci sta un cazzo di nessuno. Demon of Light. Ullala, Elmo dello Scolaro. Questo qua se lo uppo ci posso fare i big money. Perché vende la roba così poco? Se sa, questo petto è stupendo e potrei riutilizzarlo. 12 ori, no, non posso comprarlo. Perché non posso? Perché intanto uno mi deve. Doric mi deve 10 ori. Punto 1. Questo, voi siete testimoni, mi deve 10 ori, ok? Quindi se non me li dà, tutti quanti andiamo a pigliare Doric per i capelli. Punto 1. Punto 2. Mi serviva perché quel petto là mi serviva perché così potevo fare anche volendo arciere oltre a guerriero. Però mi serviva un set di gioielli, tutte balle varie. In effetti è una bella rottura di cazzo, Allora, qua per il prezzo che c'ha sarebbe anche buono, perché è anche ben bonussato. Mi dispiace di non prenderlo. Allora, qua chi è questo? Crazy Freccia. Salutiamo Crazy Freccia, così salutiamo a random la gente. Una persona invece che vorrei salutare veramente, regà. Che. Aspettate che controllo una roba. No, dov'era? Dove cazzo? Vediamo chi è online. Ecco, Don Rick è sempre offline. Don Rick è sempre offline. Cioè, io non so. Cioè, lui mi deve vendere la roba, deve farmi i suoi soldi e non li fa. Bravo, Don Rick, bravo. Comunque, devo salutare veramente. Una persona, perché è veramente una persona molto onesta, molto brava, quindi se la trovate vi propone degli scambi, accettateli da lui perché è veramente una brava persona. Si chiama Exodus, un saluto a Exodus se guarderà, e lo guarderà sto video, lo so che lo stai guardando, lo so che stai guardando, metti mi piace, subito, subito. Quindi questo è un video un po' a cazzeggio, raga, alla fine, per mostrarvi che, scusate, ma sono, eh sì, sono modesto, sono molto modesto. Allora... Quindi, se volete fare anche un PG Doc 10, vi invito a entrare nella gilda Bella Nonni, perché qua asfaltiamo il culo a tutti i bimbi merda dei Bella Zii. Bella Zii! E quelli di Valorian, ovviamente, perché viva Darion, basso Valorian. Sì, adesso non stiamo a fare il discorso, viva Valerion, abbasso Valerion, viva Valerion, viva Valorian, basso Darion.
O viva Darion a basso valore. Cioè, per quanto mi riguarda, ragazzi, io non ho una fazione, ok? Io sono uno che può andare benissimo da una parte come dall'altra. A dire il vero, io ho iniziato. Vi spiego un po' la storia di Luke Van Allen. Ho iniziato 4 o 5 anni, 5 anni fa, mi sembra che è nato il server Xadra. Sì, un mese circa dopo di Lapidus. Sono entrato per la prima volta su questo gioco. E da allora è stato un altro. No, no, per niente. Ho fatto molta assenza per circa 2 anni, non ho giocato a questo gioco. E nel senso 2 anni, cioè 2 anni refrattari, nel senso l'ho un po' abbandonato, perché insomma di anni effettivi ne avrò giocati molto meno. Ovviamente non tutti i giorni, così ci stavo un'oretta, due, dopo basta. Però ho iniziato come Valorian, insomma, e ero un cavaliere, mi chiamavo Luke Cavalier, se ricordo bene. E era epico all'epoca, no? Nessuno era tanto uppato, la gente. Che vuoi? Chris Paul, saluta YouTube. Non te lo scrivo nemmeno. Sì, cosa vuoi? Che cazzarola vuoi? Sì? Guardate, sono sempre così cordiale io con la gente. Dai, che cavolo, mi interrompi un. Vabbè, io continuo a sparare. Per caso vendi un Ashe? No. Ma ti pare che vendo l'Ashe? Ciao. Di Caio, ciao e buon game. Se ti va, saluta YouTube. Dato che sto facendo. Lasciamo la possibilità di salutare, raga. Io gliela lascio, se non saluta. Se non saluta. Ciao, ecco. Vi saluta Chris Paul. Noi salutiamo Chris Paul. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Quando vuoi, guarda sul canale Luke Van Allen e troverai questo video. Allora, ok, ha detto va bene, quindi io ci conto che lo farà. Quindi se lo fai, metti anche mi piace, già che ci sei. No, dai, adesso sto a obbligare la gente a mettere mi piace. Io di solito non lo faccio mai, ragazzi, io lascio sempre libertà. Comunque, dicevo, ho iniziato come Luke Cavalier 5 anni circa, or sono, e era figo perché la gente non era oppata. Il Doc 10 non era ambientato in questa zona, ma nella fascia più verso Tebecut. Si chiama Tebecut, vero? Sì. No, ma che dico? Non Tebecut. Tebecut è la Tibered, ecco. Faccio sempre. Praticamente la base d'Arion era qua, proprio nell'avamposto di Kuznets all'epoca, mi ricordo. E noi Valorian, parlo noi Valorian, all'epoca ero Valo, quindi attaccavamo praticamente da questa zona qua. Adesso vi mostro. Qui c'era il capo d'Arion, era proprio in questa zona qui, che dovevamo ammazzare noi Valorian per conquistare il posto. E questo era il punto di guerra principale, no? Il ponte. Chi si impossessava del ponte poteva andare dall'altra parte. Il nostro capo invece era qua. Era più o meno qua, no? E quindi era tanta roba. Adesso vi spiego anche di preciso dov'era. Minchia, questi mi attaccano. Ok, era qua. E il portale Valorian era addirittura in fondo da quel. Verso destra, in fondo, per di là, dove ci sono gli orsi, no? Quindi tanta roba. Praticamente attaccavamo da qua, ragazzi. Ci buttavamo da questo posto qua. E da qui li bersaglivamo di brutto. Era qua esattamente il posto, ragazzi. Qua c'era il cimitero. Qua si respawnava. Qua c'era un portale. Qua davanti, mi sembra. Qua, tipo, c'era un portale. Mi sembra con un tizio che parlava. E così, insomma. Era veramente epicness all'epoca, ragazzi. Era qualcosa di eccezionale. Ok, anello. Ammazza, ragazzi, che anello. Se troverete un cavaliere oscuro tutto negro. Nero? Negro, vabbè, uguale. Sapete chi è. Quindi, alla prossima e ciao! Bye bye.